questa sono io che piango sangue pensando che l'80% della gente inserita nella società in cui per forza di cose sono obbligata a stare non ha mai probabilmente nella sua vita letto nemmeno il primo canto della Divina Commedia, uno degli emblemi della letteratura italiana, ma adesso è a far la fila e a regalare soldi ad una persona che ha scritto, che poi è scritto tra virgolette calcolando il suo livello di italiano e di cultura generale, un libro dai contenuti pari a zero e che quindi ha strumentalizzato una relazione ed un conseguente tradimento per business. Cioè ragazzi, dove stiamo finendo? Io cioè non ho più parole. Il problema è che le elogiate pure questa persona, che per quanto astuta, per quanto furba, perché è stata in grado veramente di sfruttare al meglio ogni occasione, anche se credo che bravo sia stato il suo agente, comunque chi si occupa di quelli che sono i suoi affari interni, di certo non lei. In qualsiasi caso, non è una scrittrice, non è nemmeno un insegnante di vita, ragazzi. Una persona che quando scopre le corna distrugge metà degli averi della persona che l'ha cornificata, non è una persona che sta bene. Ha maggior ragione se lo va a raccontare in TV e se lo va a scrivere su delle pagine che è consapevole che leggeranno tutti. Tutta Italia leggerà i cazzi suoi. E io mi chiedo ancora come quel povero cristiano, che veramente ormai per me è un povero cristiano, non si sia ribellato. Cioè è un signore, se ne sta zitto e subisce. Ragazzi, le corna sono sbagliate da fare, ci mancherebbe altro. Però io sono dell'idea che un tradimento molte volte dipenda da entrambe le persone all'interno della coppia. Perché significa che ci sono delle carenze, ok? Perché se non ti manca qualcosa non vai tradire. E in qualsiasi caso non è giustificabile l'atteggiamento di queste persone che vanno veramente a strumentalizzare qualsiasi cosa pur di fare dei soldi. Cioè è tristissimo, da fit via a questo, cioè è veramente un mondo. Io sono basita, io scioccata.